Teatro Cassano. Io stasera ricopro due o tre ruoli, quindi me ne faccio vedere un altro, quello di presentatrice in questo momento, ma può rifunzionare. Sono abbastanza, diciamo, in questa società in cui bisogna fare di tutto, facciamo di tutto, ok. Allora, in questo caso vi volevo presentare un attimo il progetto, perché li avete visti nei titoli di testa. Con Armonia nel territorio, un progetto molto importante che vede in rete una serie di associazioni e di amministrazioni comunali, tra cui l'amministrazione comunale di Cassano. Ringraziamo il sindaco, lo sentiremo a fine spettacolo, e una serie di altri comuni che sono Rossano, Corigliano, ce ne sono altri che poi vi diranno bene i rappresentanti dell'associazione di volontariato Insieme, che è l'associazione capofila di questo progetto. Con Armonia nel territorio, si diceva, è un progetto patrocinato dalla Fondazione Con il Sud e che vede anche come protagonista qui su Cassano l'associazione Il Samaritano, rappresentata da Giovanna e da Don Attilio, che sentiremo anche a fine spettacolo. Ma vi volevo solo rubare due minuti per presentarvi intanto quello che avete letto nel programma di sala, che è il progetto e la scelta del testo di Aristofane intitolato Gli uccelli. Mi si è chiesto spesso del perché ho scelto questo testo in qualità di regista per poter rappresentare un progetto di questo genere. L'ho accennato un po' nel video, in realtà è un testo che, sebbene sia stato scritto circa 2450 anni fa, nel V secolo a.C., e nonostante rispetto a quei tempi siano cambiate molte cose, però fondamentalmente ci sono una serie di idee che forse non cambiano mai, perché fanno parte proprio, sono connaturate nella natura dell'uomo. E quindi questi diciamo uccelli, che sono i protagonisti, sono il simbolo di una città ideale, ma spesso si usano le metafore: volare alto, stare quasi con le ali spiegate, proprio per dare quest'idea dell'essere quasi sospesi tra il cielo e la terra. E questa è, diciamo, è la metafora con la quale questo progetto intende volare alto, intende abbracciare ed essere un ponte di comunicazione tra il cielo e la terra, e quindi soprattutto tra la dimensione alta del cielo e di tutte le cose positive che ci possono essere legate al cielo. E quindi inviterei qui però a salutarci, abbiamo delle presenze particolarissime stasera, io sono onorata di introdurre questo spettacolo che, per quanto appunto ancora Cristo non ci fosse, non fosse venuto fra di noi, e nonostante sia stato scritto appunto avanti Cristo, però questa sera abbiamo una benedizione speciale da parte del vostro, in questo caso anche mio, vescovo, Don Francesco Savino, che inviterei qui con un applauso. Buonasera a tutte e a tutti. Innanzitutto, la mia prima occasione pubblica per congratularmi con Gianni Papasso, che è stato rieletto dai cittadini di Cassano, direi anche ampiamente democraticamente. E quindi, come vescovo, gli faccio gli auguri più belli, perché Cassano, nei prossimi 5 anni, senza interruzioni di nessun tipo, possa veramente lavorare per il bene comune. E colgo anche l'occasione per dire al sindaco Gianni Papasso che, come ho detto dai miei primi momenti di ingresso nella diocesi, sono disponibile come chiesa a maturare quel principio chiamato della sussidiarietà verticale, cioè nel rispetto dell'autonomia, della laicità, delle scelte di responsabilità della politica, perché giustamente il sindaco è stato eletto dai cittadini cassanesi e quindi deve assumersi la sua responsabilità, però io come chiesa mi dichiaro in maniera sussidiaria, mai sostitutiva, di collaborare insieme, ciascuno per la propria parte, per il bene comune. Detto ciò, io questa sera gioisco, perché forse la regista non sa, ma io sono innamorato della cultura greca. Io sostengo da sempre che la democrazia la si deve a Pericle, e forse qualche volta ho la netta percezione che si sia fermata a Pericle. Questa è un po' la mia preoccupazione, no? Perché nasce con Pericle la democrazia.
e perché sono contento. E qui saluto l'amico confratello Don Attilio, saluto l'associazione Il Samaritano, saluto Saman, che io voglio quanto prima chiamare il mandorlo, perché lo meritate. Siete sospesi, ma sapete come anche qui il vescovo ci ha messo la faccia e ci metterò da capo la faccia, perché questa è una comunità che fa del bene al territorio. Io ero diacono, quindi quasi 40 anni fa, il mio primo amore si è chiamato recupero dei tossicodipendenti. Io ho messo su un movimento di circa 300 famiglie. 300 famiglie è una grossa realtà, è una massa critica per combattere appunto il problema, che è molto complesso. Cerchiamo di non essere così, noi spesso con le nostre semplificazioni, consentitemi di dire, diciamo un po' di chiacchiere, no? Il problema della tossicodipendenza è un problema molto complesso, molto articolato, e purtroppo le dipendenze aumentano, la tossicodipendenza aumenta. Perché? È perché c'è un disagio, perché c'è un problema anche di sinapsi neuroniche, c'è un problema, ahimè, purtroppo, di malattia psichiatrica, ma non voglio parlare di questo. Io mi devo congratulare con voi, innanzitutto perché utilizzate il teatro come terapia. Io che ho messo su l'unica struttura per malati di AIDS, e la AIDS è molto collegata al problema della tossicodipendenza, sapete che gli malati di AIDS vengono o dal mondo della trasgressione sessuale, o dal mondo della omosessualità, o dal mondo delle tossicodipendenze. E quindi io facevo molto teatro, facevo teatro sociale, perché il teatro è importante. Il teatro è uno strumento di elaborazione attraverso la narrazione di se stessi o attraverso la narrazione di un'opera teatrale. Questa sera, a mio avviso, loro hanno puntato in alto. Io sono più innamorato della tragedia greca, e quindi Euripide, Eschilo, Sofocle, per tutta una serie di ragioni. In modo particolare sono innamorato di Euripide, soprattutto sono innamorato della Medea, no? Però mi piace anche la commedia, soprattutto mi piace Aristofane. Perché mi piace Aristofane? Anche io voglio dare un piccolissimo contributo su questa opera di Uccelli. Se avessi tempo farei una comparazione sinottica tra La città di Dio di Agostino e Gli uccelli di Aristofane. Perché, caro Don Attilio, ti spiego la ragione. Siamo nel momento in cui c'è il tentativo di costruire la polis. Cos'è la polis? La polis è la città. E la città, da quando sono nate, hanno creato problemi, no? Io dicevo ad un amico sindaco della Puglia, dicevo, oggi penso che ci vuole un pochino di, come devo dire, un po' di spregiudicatezza a fare i sindaci. Perché oggi i soldi non ci sono, o stanno diminuendo, però il sindaco con la sua giunta sono gli unici politici sul territorio. Voi avete sul territorio i senatori? No. Avete i parlamentari? No. A chi si va? Al sindaco, che è l'avamposto politico-democratico sul territorio. Poi io, siccome sono un 68, non pentito, quando si fa la contestazione, bello fare contestazione, no? Il problema è quando devi costruire, quando devi attivare processi di costruzione. Bene, torniamo ad Aristofane, 5° secolo a.C., il problema è costruire la polis, la città. E come si costruisce la polis? Aristofane si pone il problema anche come costruire la città dal punto di vista urbanistico, come importante. Qui abbiamo un imprenditore serio, ahimè. Come si costruisce una città urbanisticamente? Anche delle scelte urbanistiche tu capisci come costruisci una città. Io per esempio, se io per esempio fossi un assessore per esempio all'urbanistica, imporrei qualche albero, qualche fiore quando si costruisce. Ecco, bene, ma lancia questa idea, bellissimo, mettiamoci un pochino di fiori quando si costruisce, un pochino di piante, no? Mettiamoci un pochino di alberi, no? Sarebbe molto bello, no? Si respirerebbe un pochino meglio. Bene, che cosa pensano? Cosa pensa Aristofane? Pensa ad una città utopistica, ad una città ideale.
E guardate Aristofane, ecco perché si chiama Uccelli, ma non voglio anticipare già il contenuto della commedia, perché lui ipotizza la costruzione, carissimo Don Attilio, la costruzione di una città tra il cielo e la terra, quasi una città sospesa, perché in effetti arrivare fino al cielo non è possibile per costruire una città, però anche la terra molto spesso dà un pochino di problemi. Allora, la città utopistica, voi sapete che la pura utopia viene da utopos, topos è il luogo. Gli utopisti in genere sono quelli che cercano di capire il luogo dove realizzare i propri sogni. Ebbene, Aristofane, siamo nell'epoca post-Pedica o prima di Pedica, bellissimo quel periodo della cultura greca. Allora, apro una piccola parentesi, il vostro vescovo crede, per esempio, che nel terzo millennio, se fossimo capaci di mettere insieme Atene, Gerusalemme e Roma, risolveremo un po' di problemi. Gerusalemme è la cultura giudaica, Roma è la città cristiana, Atene è la città classica, no? Bene, se noi riuscissimo a mettere queste tre culture, probabilmente riusciremo anche a dare risposte più di senso e più sagge ai problemi del nostro tempo. Chiudo dicendo, allora pensa Aristofane di fare come modello di città, di sospendere questa città utopistica, il topos. Qual è il luogo dove costruire la città? Tra il cielo e la terra. Quasi una specie di sorta di bisogno che Dio deve proteggere la divinità della città, però poi c'è la responsabilità degli uomini nella costruzione della città. Dicevo, sarebbe molto bello fare, se qui ci fosse qualche ragazzo che studiasse filosofia o lettere classiche all'università, e direi, fai una specie di tesi, un rapporto fra la città di Dio e gli uccelli di Aristofane, no? È una cosa bellissima, insomma, no? Io quando avevo tempo mi divertivo a studiare la classicità. La città di Dio, anche Agostino si pone seriamente il problema come costruire una città, e lui chiaramente è sbilanciato sulla costruzione di una città che dipenda completamente da Dio. Ma oggi forse anche i nostri sindaci e i nostri politici avrebbero bisogno un pochino di maggiore influenza divina nel costruire oggi, no, percorsi, no, urbanistici per poter vivere meglio, no, la nostra vita nei nostri territori. Perché dimmi come costruisci la città e ti dico, no? E ti dico come vivono i cittadini, no? Per questo prima dicevo come sarebbe bello costruire con maggiori alberi, con qualche fiore in più. Magari non fossimo capaci di mettere fiori sui nostri balconi, no? Immaginate se noi fossimo capaci anche noi di mettere più piante. Immaginate questi bambini come vivrebbero molto molto meglio. Quindi questa sera seguite molto attentamente questi uccelli, perché è un appello a pensare in grande, è un appello a sognare. Oggi, caro Don Attilio, non si sogna più. Ecco perché ci vuole una pastorale che dobbiamo aiutare anche i nostri fedeli laici a sognare. Ma sappiate, e lo dico alla vigilessa, che ha questo compito, la cara Ornella, di vigilare sul nostro territorio. Tu mi raccomando, fai qualche multa a Don Attilio. Mai. Se Don Attilio sbaglia, gli fa la multa. Anche perché le casse comunali non puoi guadagnare un pochino. Non ho capito. E scherziamo un pochino, no? No? Voi immaginate se tu domani fai... Tu immagina un ipote, questo tipo. Se fa qualche giorno tu fai una multa a Don Attilio, tu immagina, no? No, dice, oh... Vedi, ascoltate il vescovo, tu immagini, ma tu so che ascolti più Don Attilio che non il vescovo, no? Ho capito. Chiudo dicendo, recuperiamo questa dimensione del sogno. Ecco, Aristofane ci fa sognare, e qui pensare che questi ragazzi sono cimentati in questo teatro, veramente un grazie esponenziale alla regista, no? Che ha pensato a questa opera teatrale, facendo da protagonisti sia gli amici della parrocchia samaritana di Don Attilio e gli amici del mandorlo. Io penso che è una grande operazione che mi piace chiamarla così, è un'operazione culturale, ma al tempo stesso è anche un'operazione terapeutica. Il miglior modo di curarsi è fare cultura. Grazie e buonasera a tutti. Grazie particolarmente perché ha colto
appieno quella che era l'idea progettuale, proprio per questo progetto che si intitola Con Armonia nel Territorio, è una conseguenza di un vecchio progetto che si intitolava Costruiamo la Città. Quindi è proprio in continuità con questo tipo di progettualità. Io un ringraziamento particolare, anche un incoraggiamento lo vorrei fare attraverso di voi, con un applauso ai ragazzi che questa sera debutteranno. Qualcuno non è mai salito sul palcoscenico, oggi intanto qua dentro ho visto per la prima volta un teatro, quindi questa è una grandissima operazione, ma credo che sia compito un po' di tutte noi associazioni che abbiamo partecipato alla realizzazione di questo progetto, ma anche delle amministrazioni comunali, pensare di creare una continuità progettuale, perché questi progetti sono belli, sì, ma se finiscono qui è anche un peccato, no? Perché si iniziano delle operazioni che poi dice va bene, allora poi non ci vediamo più. Invece la cosa bellissima è stata proprio cercare di creare una rete di associazione, una rete di continuità con questa progettualità. Quindi la nostra speranza è che questo progetto continui, con o senza fondi di Fondazioni per il Sud. A voi tutti auguro di costruire anche da stasera mentalmente, attraverso il sogno, come diceva il Vescovo, la vostra città ideale. Dopo 25 secoli dalla messa in scena di Aristofane, poco fa ho detto 2500 anni, ma scusatemi, sono anch'io stasera molto emozionata, sono 25 secoli e vi auguriamo buona visione di questo spettacolo che spero vi faccia anche sorridere oltre che sognare. Grazie. Ammazzeremo a gironzolare su e giù. Per dare retta a sta cornaccia ho fatto più di 100 chilometri. Ed io per dare retta a questo... per dare retta a questo cracchio ho consumato le unghie dei piedi. Dove siamo secondo te? Boh. Oh, questo ricomincia a gracchiare. Sì. Zitto, zitto, dice qualcosa, zitto, zitto, dice qualcosa. Quel venditore ci ha imbrogliato. Ci promise che questi due ci avrebbero indicato fra tanti uccelli l'Uppa, l'uccello che una volta era una donna. Invece non sanno fare altro che mordere. Smetti, non lo vedi che non c'è ombra di strada? Voglio, neanche un sentiero, un viottolino, un viottoletto, un viottolaccio. Zitto, zitto. Questo dice qualcosa. Sì, dice che per pranzo si mangia le dita. Che cosa terribile! Noi che siamo tanta voglia di scappare e di andare a quel paese, ora non si riesce a trovare la strada, perché noi, cari signori, siamo scappati dalla nostra città, non ne potevamo più delle liti, del traffico, della corruzione. Ci siamo messi in marcia per cercare l'Uppa, l'uccello che una volta era una donna. Per vedere se vagando qua l'abbia scoperto una città ideale per sognare e vivere. Oh, ascolta la cornacchia, Laina, mostra qualcosa. Anche questo ha spalancato il becco, non c'è dubbio, qui ci sono uccelli. Facciamo un po' di rumore. Oh, batti qui con lo stinco sulla roccia. E tu spaccati una pietra in testa, fai il doppio del rumore. Vai, prendi una pietra e parti. Forse è meglio chiamare... Apollo, proteggici, che squarcio di bello! Povera me, questi sono due cacciatori. Forse è meglio parlarne. Uomini, siete spacciati. Ma noi due non siamo uomini. E cosa siete? Io sono Tremarello, uccello africano. Non dire sciocchezze. Domandalo ai miei piedi. E questo che uccello è? Io sono Cagasotto, uccello australiano. E piuttosto, chi sei? Io sono la serva dell'Uppa.
serva? Un uccello ha bisogno di una serva. Oh, lei sì, perché una volta era una donna e le donne sono abituate a farsi servire. Allora serva, serva a qualcosa, vai a chiamare. Posso, dorme. Sveglia. Sono certo che si arrabbierà molto, ma se proprio insistete. Insistiamo. Insistete. E vai. Oh, il Billy è un accidente questo. Ha fatto morire di paura. Ci ha fatto scappare anche quelle due bestiacce. Noi? Uomini! E da dove venite? Da Roma! Da Trastevere! Che volete da me? Vogliamo sapere da te, che una volta eri una donna e ora sei uccello, se conosci una città ideale per sognare e vivere felice. Cercate una città più grande di Roma! No, per carità, cerchiamo un luogo più adatto a noi! Cercate una città felice, senza ladri, cattivi odori, tasse e traffico, dove tutti sono amici e si vogliono bene. Esatto. Una città così c'è sotto il mare. No, il mare non fa per noi, ma fra voi uccelli che vita si fa? Non brutta, a farci l'abitudine. Viviamo senza portafoglio. E quando abbiamo fame, c'è sempre qualche seme da beccare. Ecco, vedo un grande futuro per voi uccelli. Se mi date retta. In cosa? Fondate una città. Una città? Guarda giù, ora guarda su. Rigira il collo. Hai visto qualcosa? Nuvole. Nuvole e cielo. Questa la città degli uccelli, tra il regno degli dèi e la terra. L'aria è la vostra. Ad esempio, quando gli uomini sacrificheranno i buoi per gli dèi, non passeranno se Giove non pagherà la tassa per lasciarli passare. Per la terra, per le tagliole, per le catrappole, che idea geniale! Se gli altri uccelli sono d'accordo, questa città la voglio fondare con voi. Vuoi chiamarli tutti qui? Certo che posso! Entro nella macchia, sveglio la mia signoletta e arriveranno tutti di corsa. Oh, amica mia, vai a chiamarli. Venite, compagnalati! Venite numerosi! Ascoltate la grande novità! Guarda quello! Colonne, quaglie, civette! Ma cucuette! Ma montoni! Pica! Tortora! Allodola! Colomba! Sparviere! E tirasso! Picchio! Chi ci ha chiamato? Diteci subito i vostri nomi. Io sono Pistetero da Trastevere. Ecco, è vecchio da Ostia lì. Salute a tutte e due. Ho da dirvi una cosa sensazionale. Sentiamo. Questi due uomini ci propongono una grande impresa. Uomini? Che hai combinato? Uomini! Rapimento! Tu hai fatto questo? E sono contenta di averlo fatto. Benedetta te loro, spegniamoli, acciacchiamoli, caviamogli gli occhi. Arrivederci, è stato un piacere, ma si è fatto tardi, è meglio tornare a Roma. Ciascuno torna al suo posto. Ti abbiamo fatto paura, eh? Ma credo proprio di sì.
Dai, parla. Io lo faccio, ma ad un patto. E se mi scappa la pipì non è che vi nascondiate per beccare. Ok, lo prometto. Giuralo. Lo giuro. Giuralo anche a me. Lo giuro. Ora parlo. Un tempo, prima che nascesse Giove, e prima ancora che nascesse la terra, l'aria era la vostra. Voi eravate re di tutto quello che vedete. Non si giurava sull'idea, ma sugli uccelli. Ora invece vi tirano i sassi come i mani. I cacciatori vi inseguono per mangiarvi conditi, arrostiti, con sale e aceto. Parole terribili, tremende. Salvaci, dici cosa dobbiamo fare. Non me la vedo io. Per prima cosa bisogna fondare una città. Poi tutto intorno una grande muraglia. Ganso! Grandissimo! Poi, una volta costruita la città, andremo da Giove a chiedergli lo scettro e la corona. E se dirà di no, sarà guerra a tutti gli dei. Niente più sacrificio, niente più soldi, niente più carne. Li lasciamo asciutti. E Marameo? Marameo! Senti, ma che nome avrà questa nostra città? Un nome grande, un nome illustre, che sappia di nuvole e cielo. L'ho trovato. Nubibagiania! Nubibagiania! Oh, che splendore di città! Ma come faranno gli uomini a credere che siamo i nuovi dei? Abbiamo le ali? Tutti gli dei hanno le ali! Guarda Mercurio! A proposito, Ucupa, ma come faremo a vivere con voi senza ali? È facile! Ho un piccolo seme che voi lo beccate e sarete alati. Dagliene un po' pure a sta lumaca. Che meraviglia! Ali! 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 Gli uomini saranno tutti dalla nostra parte. Se voi aveste le ali e siete stanchi della nostra storia, ve ne volate a casa, fate merenda e poi tornate qui. Oppure, se vi scappa un grosso bisogno, invece di farlo sotto le sedie, ve ne volate via, tornate qui dopo aver fatto. Da parte degli dèi. E come ti chiami? Io mi chiamo Iride Veloce. Veloce, veloce. E da dove sei entrata? Da quale porta? Non lo so. Non lo sa, sentitela, fa finta di niente. Dove pensi di andare con queste ali da cornaccio? Avanti, 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 camminare, circolare, circolare. Ma ce l'hai il lassapassare delle cicogne? E che accidente è? Non ce l'hai! E tu il cervello ce l'hai? Non si può girare sul cielo della nostra città come se niente fosse. Io sono una dea e gli dei volano dove vogliono. No, se ti beccavano ora saresti morta. Io sono immortale. Sì, immortale. Ma che ti sei messo in testa? Io vengo da parte di Giove, il mio papino, a ordinarvi di sacrificare a noi dei agnelli bue arrostiti. Chi? A quali dei? A noi, gli dei del cielo. Adesso i nuovi dei siamo noi e non Giove per Giove. Pazzo, pazzo, Giove con i suoi fulmini vi brucerà tutti. Sta a sentire, faraone. Se non te ne vai alla svelta, ti metto in forno con due patate e poi vediamo. Crepa! Tira via di corsa! Giove, brucerà la vostra città! Quanta che paura!
me. Sarà il comandato tra gli uomini. Ancora non è venuto. Zitto. Ma che stai dicendo? Tutti i popoli della terra ti venerano e ti onorano e ti incoronano loro re. Grazie, ma perché mi incoronano? Perché hai fondato la grande città celeste. Tutti sono innamorati di questa grande città. Prima che tu la fondassi erano tristi, violenti, sporchi e pensierosi. Ora di colpo sono cambiati. Imitano gli uccelli e sorridono. Cantano le canzoni alle colombe, alle rondini, alle aquile. Vogliono venire ad abitare tutti qui. Stanno arrivando a migliaia per chiedere le armi. È finita la pace. Presto, fate rifornimento di armi. Li voglio ricevere io questi qua. Ma attento, Pistetto, voglio dirti una cosa. Altri ambasciatori verranno da parte di Giove e dei Triballi per trattare la pace. Ma voi non accettate se non a condizione che ti dia in moglie sovranità. Sovranità? E chi è sta sovranità? Una donna stupenda che amministra il fulmine di Giove e tutto il resto. Il buon governo, la saggezza, i soldi. Addio, Pistetero. Dopo aver dato il suo impero agli uccelli, resteresti come non c'è nulla. Mentre dopo la sua morte, tutti i suoi beni passerebbero a te. Non starla a sentire, questo è un primo lapide. Lui sarebbe il primo a portarti via tutto. Ti prende in giro, ma non dargli re. Se vieni con me, ti faccio re e ti do il latte di gallina. A proposito di sovranità, ci ho pensato su. Io sono convinto che hai ragione. Ho deciso di darti un risposta. E tu che dici? Io? Non voto il contrario! Oh, va bene bene! Ehi! Mi sono detto tutto, si scusate! Ehi! Il borghetto! Chiude il mare! Va bene, fate la pace, va bene, sto zitto. Bravo. Arrivederci e grazie. Bravo. Sono piaciuto. Voi, stirpe beatissima degli uccelli, ricolmi di ogni fortuna, più grande di quanto si possa dire. Accogliete il vostro re nel ricco palazzo. Ecco, ora si intoni il sacro canto delle musa. Indietro, indietro, fate posto, volate intorno all'uomo beato. Oh splendore, oh bellezza, felice siamo per le tue nozze. Presto. Accogliete, accogliete tutti, lui è sovranità,
con il sacro canto di nozze. Che gioia per me questi canti, che gioia per me questi inni. Ammiro le vostre parole, voi tutti compagni alati, accompagnate gli sposi alla dimora di Giove. Cara, dammi la mano e tocca le mie ali, leggera ti farò volare nell'aria. Preparate il banchetto nuziale, si servono i vini, i formaggi e agnelli speziali, e spiedini di colmi di carne, e spiedini di colmi di uccelli, mai più a parlare, mai più a respirare, a boccaiarvi a cantare. Io volevo approfittare per ringraziare tutti coloro che sono venuti da fuori e anche tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita di questo spettacolo. Allora, oltre ai ringraziamenti, diciamo quelli che sono sulla brochure, volevo ringraziare anche chi ci ha prestato il cappello da vigile, quindi sempre l'amministrazione comunale. Darei subito... Ecco, abbiamo proprio qui, no, non la multate per questo, vero sindaco? Allora, sono stati bravi? Sì. Io innanzitutto ringrazio per l'invito, poi mi complimento con la regista per questa bellissima commedia, ma soprattutto con i ragazzi, perché la cosa bella questa sera
e che i ragazzi della Saman, quindi complimenti anche a chi dirige la Saman, l'ex Saman, no, l'ex Saman, io sono abituato alla Saman, non posso altro perché l'abbiamo anche creata la Saman, quindi c'è questo legame affettivo. Il mandorlo, credo che l'amministrazione comunale è già stata molto molto disponibile, sarà continuata ad essere disponibile anche nella nuova, diciamo, nella nuova versione di questa struttura importante per il nostro territorio. Quindi i ragazzi del mandorlo e poi i ragazzi della parrocchia che hanno lavorato insieme, hanno fatto veramente una bella cosa. Ma a me preme sottolineare il fatto che le associazioni del territorio si mettono insieme ed è un rinnovato impegno, perché mi pare che nel passato recente ci siamo visti, ci siamo stati insieme, abbiamo fatto alcune cose all'Auropoli, poi abbiamo fatto soprattutto il Consiglio Comunale dei Ragazzi, perché Cassano anche il baby sindaco, che peraltro è una donna, è una ragazza, e quindi noi dobbiamo, come dire, favorire questo interscambio, perché credo che noi dobbiamo per ogni cosa varcare i convini ristretti e angusti dei singoli comuni e lavorare in associazione. Ed è la cosa che la mia amministrazione, che sto per varare, vuole fare. Noi vogliamo come comune stare bene, vivere bene, organizzare una migliore qualità della vita sul nostro territorio, però aprirci e collaborare con tutte le altre realtà presenti nella Sibarita e nel Pollino, perché insieme noi dobbiamo recuperare il tempo perduto, dobbiamo soprattutto richiamare l'attenzione di chi ci governa sul piano generale, nazionale e regionale, per dire che ci siamo anche noi, che ci sono queste belle esperienze che vanno aiutate, vanno incentivate, vanno incoraggiate. Per la parte che mi riguarda troverete sempre la porta aperta, quando sbaglio richiamatemi, quando sono distratto richiamatemi ugualmente, perché credo che noi dobbiamo lavorare per la ricerca del bene comune, così come diceva il nostro amatissimo vescovo. Quindi complimenti ancora, Donatello, un abbraccio affettuosissimo a tutti voi, il ringraziamento più vivo e naturalmente l'impegno ad andare avanti. Grazie ancora. Voglio ricordare, questo è il terzo progetto che stiamo facendo insieme al sindaco, il terzo progetto che stiamo facendo in rete con l'associazione di Rossano, Corigliano e Cassano. Quindi questa conurbazione già l'abbiamo anticipata prima dei tempi. E crescere insieme nella cittadinanza solidale, costruiamo la città con armonia nel territorio. Stiamo costruendo la città di Sibere, è il sogno di cui parlava, è all'insegna del sogno, effettivamente all'insegna del sogno. Se si sogna da solo, il sogno è sempre un sogno, ma se si sogna insieme, il sogno diventa realtà. E questa sera siamo in molti a sognare, credo che potrà diventare la realtà. Mi si è consentito di fare una sottolineatura, un ringraziamento, un applauso alla costumista. Avete ammirato questo costume bello che ha fatto, che lavora con noi in prima, si è anche impegnata, ha recitato anche nella commedia assieme al figlio, dove Antonio figlio, assieme al figlio nella commedia che è stata presentata a Rossano, il Parlamento delle Donne, quindi ecco la sua arte, bisogna ammirare proprio l'arte di costruire queste costume veramente belle, quindi un applauso a lei. Un applauso anche alla nostra tutor del progetto Luisa, che si è cimentata anche nella recitazione. Mi piace sottolineare questa cosa, che chi arriva nei gruppi come tutor o come costumista o come insomma nelle diverse mansioni spesso dice no, io tutto tranne che recitare, e alla fine abbiamo un'altra esperienza dell'altra tutor che è qui, Rossano. Di Rossano, e anche lei ha recitato, la costumista ha recitato, quindi sappiate, se capitate sotto le mie grinfie, reciterete. Un ringraziamento all'Associazione di Volontariato Insieme, al Sindaco, all'Associazione Samaritano, all'Associazione dell'Anteasi di Rossano, a tutte le associazioni coinvolte in rete e all'Associazione Maschere e Volto, che ha curato, ecco perché avete visto nei titoli di testa, se io sono qui è grazie all'Associazione Maschere e Volto, che voleva omaggiare tutti i ragazzi che hanno partecipato al progetto di un libro edito dall'associazione, che si intitola Nilo, ossia l'assedio di Rossano. Sapete che San Nilo è il protettore dei forestieri, che quindi sia il protettore anche di loro. Nella prossima, anche come, no, questi sono per
due ragazzi in particolare, ma se mi aiutate un attimino a distribuire, e poi anche la locandina di questo spettacolo, che resti un ricordo, che resti un ricordo anche al sindaco, possiamo darlo. E intanto sulle note finali, proprio dei saluti finali, io vi ringrazio per aver partecipato a questa iniziativa, speriamo di continuare prossimamente con altri progetti, perché come dicevo prima, sindaco, è essenziale che questi progetti abbiano una continuità, quindi va bene? Grazie a tutti e grazie alla Samandola, a tutti gli operatori che hanno collaborato con noi. Un applauso a Imma Guarascia.